Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, nell'ambito della conferenza dell'operazione Isola Felice condotta dai carabinieri dell'Aquila, ripropone l'utilizzo del sistema operativo CRASI, sistema operativo che incrocia i dati della prefettura e degli enti locali per una trasparenza nell'impiego di ditte edili nella ricostruzione. Esiste un modello L'Aquila anche in questo. Esiste il modello CRASI, CRASI è un acronimo che sta per Centro Ricerche Analisi per lo Sviluppo Investigativo. Lo presentammo alcuni mesi fa qui all'Aquila con Fausto Cardella ed è il sistema informatico che consente, incrociando i dati raccolti intorno alla ricostruzione attraverso le varie fonti che riguardano la ricostruzione, cioè dai decreti di urgenza fino a tutte le informazioni che possono essere raccolte dalle prefetture, presso le prefetture e presso gli enti locali. Incrociare questi dati con la base dati del sistema informatico della Direzione Nazionale Antimafia consente di verificare appunto possibili, come dire, collegamenti fra i soggetti imprenditoriali che tendono, aspirano, concorrono a entrare nell'attività di ricostruzione e le organizzazioni mafiose. E quindi consente di prevenire la infiltrazione delle organizzazioni mafiose fin dal momento che io considero critico da questo punto di vista. È il momento degli affidamenti dei lavori di somma urgenza, perché lì è il momento più rischioso. Quando si tratta di rimuovere le macerie, di smaltire le macerie in condizioni di legalità e nel rispetto della legge. Quando si tratta di eseguire opere di puntellamento degli edifici pubblici e privati che ne hanno necessità, quando si tratta di portare la manodopera, quindi l'attività di intermediazione di manodopera, e abbiamo visto, ricordo, la non lontana indagine svolta brillantemente dalla Procura distrettuale dell'Aquila, che colpì l'organizzazione del clan dei Casalesi, che intermediava illegalmente manodopera nella ricostruzione privata qui, diciamo, nel territorio dell'Aquila. Ecco, quando si tratta di fare tutto questo bisogna porre la massima attenzione e vedere a chi si affidano i lavori. Il sistema CRASI, che io ovviamente abbiamo immediatamente messo a disposizione come modello anche delle procure distrettuali di Roma per quanto riguarda le attività della procura di Rieti e di Ancona per quanto riguarda l'attività della procura di Ascoli Piceno, il sistema CRASI potrà essere estremamente utile per prevenire, per accertare eventuali collegamenti tra le organizzazioni criminali e le imprese che concorrono o che intendono concorrere agli appalti della ricostruzione e, diciamo, le organizzazioni criminali stesse. Si chiama Isola Felice l'operazione condotta dai carabinieri dell'Aquila, iniziata nel 2010 per sradicare il clan Ferrazzo operativo nella regione Abruzzo, considerata appunto un'isola felice, il territorio ideale per impiantarvi attività di stampo mafioso. 25 arresti, tra cui quello di Ferrazio Eugenio, figura di spicco dell'organizzazione che aveva rapporti con imprenditori locali, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta Calabrese. Attraverso una rete capillare ben organizzata operavano luogotenenti e corrieri che dal Sud America gestivano il traffico di stupefacenti destinati alla piazza abruzzese. Sicuramente è stata un'attività molto complicata perché questa cosca calabrese, questa 'ndrina facente capo ai Ferrazzo, si era insediata in Abruzzo inizialmente, dopodiché aveva iniziato a operare secondo le modalità tipiche dell''ndrangheta, ricostituendo un proprio gruppo. E questo gruppo si era esteso non soltanto all'Abruzzo, ma anche alle regioni vicine, in particolare al Molise, ma non soltanto, riallacciando anche i contatti con la casa madre, quindi con la Calabria, con le altre cosche dell''ndrangheta calabrese, ma anche con la criminalità organizzata pugliese e siciliana. La difficoltà maggiore qual è stata durante l'impresa? La difficoltà maggiore è stata proprio quella di seguire questi personaggi non soltanto appunto nella regione Abruzzo, ma in tutte le regioni in cui si stavano insediando, capire qual era il loro modus operandi, capire innanzitutto i canali di approvvigionamento dei soldi che abbiamo scoperto essere appunto il traffico di armi e di droga e come venivano poi dopo reimpiegati questi soldi attraverso il riciclaggio tramite l'acquisizione di società in maniera legittima, però utilizzando soldi provenienti di altri reati. I proventi dell'attività criminale erano destinati al sostentamento dell'associazione, all'approvvigionamento di armi e al riciclo del denaro in attività apparentemente lecite che vanno dalla ristorazione all'edilizia.
Sì, questa 'ndrina dei Ferrazzo non si era infiltrata nel terremoto dell'Aquila, però reinvestiva capitali illeciti anche in una società a responsabilità limitata edilizia di costruzioni, che non aveva peraltro partecipato, ripeto, alla ricostruzione dell'Aquila. E questo mi ha dato lo spunto per dire ancora una volta che è necessario porre la massima attenzione sulle imprese che partecipano alla ricostruzione, perché è possibile con il sistema informativo che abbiamo oggi arrivare a cogliere gli eventuali collegamenti fra queste imprese e organizzazioni criminali e quindi evitare che vengano a infiltrarsi nelle attività di ricostruzione.